Bene cari ascoltatori, benvenuti sempre a Vero Telenovelas. Siamo sempre qui con Salvatore e Giovanni. Ciao Giovanni. Buonasera, buonasera a tutti. È un piacere ritrovarmi di nuovo qui in radio con tutti voi. Quindi io direi di iniziare. Salvatore, ci sei? Sì, buon pomeriggio a tutti, ciao. Perfetto, ma io voglio sentire se è qui con noi Grecia Colmenares. Grecia! Come vai? Buon pomeriggio! Questo mi sembra particolare da te. Mi ricordo di lei, bravissima! Bene Grecia, adesso iniziamo subito con le chiamate dei fan. Abbiamo in collegamento Viviana. Viviana Pizzi. Ciao Viviana, saluti da Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao Viviana, Omar, benvenuta su Radio Vero Extra. Grazie a voi. Allora Viviana, qui siamo in compagnia di Grecia, puoi salutarla e farle una domanda. Ciao Grecia. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Viviana, sono di Campobasso, Italia. Faccio subito una bellissima domanda. Mi dica la domanda. Io volevo sapere che ricordi hai della telenovela Rebelde, che è la mia preferita, sulle tue recitazioni. Hai ancora rapporti con Riccardo Darin e con il resto del cast? E perché Marina è diversa da Topazio? Prima sì, Darin lo vedo. No, adesso no, però sempre che vado all'Argentina e in algún posto che lui sta o vedo la TV, lo guardo, non siamo amici di parlare per telefono come lo faccio con altri, no? Con la Cor o Corrado, però lui è una persona bellissima, eccellente, professionale, buona persona. Viviana emozionata, Grecia. Sono emozionatissima. Ce ne siamo accorti, sei molto emozionata. È una cosa bellissima parlare con una delle attrici che comunque hanno segnato
la mia vita da adolescente. Certo, fanno parte della nostra vita, del nostro pezzetto di vita. Eh beh sì, siamo cresciuti insieme a loro. Napoli è un programma di TV che la gente è lì vicino a me, perché adesso è più difficile perché sono stata la voce, però avevo tanti cose, tanti ricordi di tanti delle novelle che ho fatto, che non si immaginano tutto il scherzo, tutte le cose che noi gli attori lo passano nel set, no? Lo sai che io sono stata tante volte a Napoli, purtroppo non ci siamo incontrate. Buono, può essere che la prossima volta ci andrò, Giovanni che è il de fan club, adesso ufficiale, spero ma dai. Magari tramite Giovanni ti vengo ad abbracciare con uno il sogno della mia vita. Una domanda per la testa che dica voglio da mandare a Grecia, una domanda che ho un desiderio, non lo so che cosa. Sai, col mestiere che faccio vedo tanti politici, però l'emozione che mi sta dando parlare con te adesso non me la dà nemmeno 100 politici italiani. Bella questa, Viviana! Bellissima! Allora, Viviana dice che lei oggi un lavoro che è a contatto con molti politici, con la politica. Però dice che l'emozione che ha con te, parlare semplicemente al telefono con te, non la danno loro, con te è un'emozione fortissima e spera che un giorno, grazie anche al fan club che tu hai qui in Italia, riesca ad abbracciarti forte forte e a tenerti stretta stretta. Grazie, l'Italia ti ama, in poche parole. Anche io, tantissimo, tantissimo con il cuore. Mi emoziono, è incredibile perché sento l'amore della gente. Non piangere, Grecia. 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 Voglio in tutta Italia questo desiderio in realtà. Non è famosa. È conosciuta per la gente, è più bello. Adesso non piangere però, dai. Un abbraccio da parte nostra, fortissimo, Grecia. Ti abbracciamo. Non piangere, fai Isabella un po'. Dai. Grecia, dice Viviana di fare un po' Isabella adesso. Facci spaventare un po', mettiti la maschera. Wow. La mala, la mala. Fa forte con lei, no? Sì. Credo che non c'è gente mala. Credo che sono momenti della vita che se sbagliano, no? No, infatti. No, dicevamo che praticamente cerca di essere Isabella per non farti piangere, perché ci stai commuovendo anche a noi, Grecia. Vero, no, non devi piangere, devi essere felice, ma non piangere. Vero. Bene, Viviana, un'ultima cosa da dire alla tua Beniamina. Alla mia Beniamina dico che spero di vederla presto in Italia e che seguo tutti i giorni la telenovela Manuela sia su Telenova che su Canale 21 per vederla sempre. Ci vediamo Viviana dopo dall'Italia insieme, lì parleremo e piangeremo. Va a essere molto emozionante. Ti
viva, e viva Manuela e viva Marina, le mie preferite di Grecia. Beh, ragazzi, non le ho pagate, ma assolutamente. Sai, Viviana, anche la mia preferita Emanuela. Quindi, siccome sono già due persone che hanno già hanno chiamato qui, già tu, le, tu e un'altra dove avete detto Manuela, mi piace Manuela, Manuela. Cioè, con Omar siamo in tre che piace Manuela. Ma perché piace così tanto a Manuela? Innanzitutto perché va più spesso in video, quindi ci siamo affezionati di più. Ma poi io sono pazza di Isabelle. Ma è la prima che hai girato di lei, se questa telenovela, è la mia per Spagna. Scalinata, no? Bellissima. Già, ma poi tu sei veramente bellissima in quei panni, veramente strepitosa. Molto bella, anche con Pasquale sono andata. Perfetto. Viviana, un ultimo saluto. Ciao Grazia, ciao Radio Zero. Grazie Viviana, a presto. Ciao Viviana, a presto, ciao Viviana. Hai visto Grecia? Noi parliamo lo spagnolo e tu parli l'italiano. Bellissimo, mi piace che parli lo spagnolo anche. Dovevo parlare in italiano perché si fa per dimentico. Ah, ok. Dimentico, troppo forte, dimentico. Perfetto, ciao Viviana, alla prossima. Ciao. Ciao Viviana, ciao. Ciao. Un abbraccio troppo forte. Ti voglio bene. Anch'io. Anche io. Bene Grecia, noi ti ringraziamo per essere stata nostra ospite quest'oggi qui su Radio Vero Extra. Alla prossima Grecia. Ciao. Ciao. Ma che